Ciao a tutti! Per la ricetta di oggi ho pensato a un dolce super goloso che piacerà sicuramente sia ai grandi che ai piccini. Si tratta di sofficissimi tortini alla Coca-Cola. E si sa di per certo che la Coca-Cola è amatissima da tutti. Questa potrebbe essere anche un'idea molto molto carina per la festa della Befana, ma comunque adattissima anche per la colazione di tutti i giorni. Per realizzare quindi questi tortini ci occorreranno 60 g di burro, 120 g di zucchero di canna, 60 g di yogurt bianco, io utilizzo questo ai cereali, al naturale, un pizzico di bicarbonato, un uovo, 200 g di farina 00, 10 g di cacao amaro in polvere, 90 grammi di Coca-Cola, che equivale a circa un bicchiere scarso. Io utilizzo questa zero, però voi potrete utilizzare tranquillamente anche quella normale. Ah, poi una bustina di vanillina e zucchero a velo, quanto basta per la decorazione della superficie. Mentre come strumenti utilizzeremo un mestolo di legno, uno sbattitore, un mestolino che ci occorrerà per prelevare l'impasto e versarlo negli stampini. Ci occorreranno gli stampini da muffin, due ciotole e un tegame antiaderente per andare a sciogliere il burro con gli altri ingredienti. Adesso andiamo a prepararli. Per prima cosa andremo a versare in un pentolino, nel pentolino antiaderente, il burro, la Coca-Cola e il cacao amaro in polvere. E andremo a riscaldare il tutto. Mi raccomando, sempre a fiamma bassa. Una volta che il burro si sarà sciolto del tutto, spegniamo la fiamma e lo mettiamo da una parte e lo facciamo raffreddare, perché comunque il composto non dovrà raggiungere l'ebollizione. In una ciotola andremo a versare lo yogurt. L'uovo e amalgamiamo bene il tutto. Adesso nell'altra ciotola andremo a versare tutta quanta la farina, il bicarbonato, lo zucchero. Mescoliamo bene. Aggiungiamo anche la bustina di vanillina. Uniamo a questo composto di farina, bicarbonato e vanillina, aggiungiamo anche l'uovo e lo yogurt. Iniziamo ad amalgamare a bassa velocità.
Aggiungiamo anche la Coca-Cola, il cacao amaro in polvere e il burro sciolti precedentemente. E continuiamo ad amalgamare. Una volta aver amalgamato bene il tutto, trasferiamo il composto all'interno degli stampini. Mi raccomando, ricordatevi sempre di non farli troppo pieni, altrimenti poi durante la lievitazione usciranno fuori, il composto fuoriuscirà. Nel frattempo che facciamo questa operazione avremo già acceso il forno e lo facciamo preriscaldare a 180 gradi. Ed ecco qui la nostra teglia pronta per essere infornata. Inforneremo i tortini a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Comunque voi controllate sempre facendo la prova a stecchino, perché come sapete non tutti i forni sono uguali. E poi, ultimata la cottura, vi dirò in quanto hanno cotto col mio forno. Ed ecco qui i nostri sofficissimi tortini alla Coca-Cola pronti. Una volta sfornati, io li ho fatti raffreddare sulla gratella e poi li ho posizionati sul piatto e spolverizzati con un po' di zucchero a velo. Nel mio forno hanno cotto in 25 minuti esatti. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti voi! Ciao!